Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevamo un commento sull'incontro che c'è stato sulla questione Turchia, anche su quello che si è detto, insomma, in questo ultimo. Il Consiglio europeo è stato un Consiglio europeo molto ristretto nei tempi, ma importante sul tema dell'immigrazione. Si è confermato quello che avevamo detto, cioè che la posizione italiana è la posizione che in questi sei mesi è stata la posizione più coerente. Dal primo giorno abbiamo detto che occorreva un approccio globale, un approccio complessivo alle questioni dell'immigrazione. E oggi possiamo ben dire che questo risultato è un risultato condiviso, al di là poi di alcuni singoli aspetti anche della discussione del documento finale. Naturalmente esiste un tema molto grande, che è quello più complessivo della politica estera, in primis della Turchia, della Siria, ma anche per quello che ci riguarda della Libia. Ricordo che nella giornata di oggi non soltanto abbiamo accolto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon a Montecitorio, poi a Torino, domani a Milano e ancora a Roma Santo, ma abbiamo anche ospitato Bernardino León, che ha visto Paolo Gentiloni e che ha visto una serie di paesi arabi e nordafricani. È stato un appuntamento importante, un altro piccolo tassello nel complicato mosaico della Libia. Quindi la discussione è aperta su molti fronti. Riguardo la Turchia, il documento finale va bene, chiaramente molto adesso dipenderà non soltanto da come la comunità internazionale potrà affrontare questo tema, ma anche da ciò che accadrà nei prossimi mesi. Sapete che, direi più che mesi, nelle prossime settimane abbiamo l'appuntamento elettorale, hanno l'appuntamento elettorale in Turchia, se non sbaglio il 1 novembre, e poi nella settimana successiva, o meglio nei 15 giorni successivi, sarà importante anche l'appuntamento internazionale più rilevante del G20, che quindi è un'ulteriore tappa all'interno del dibattito, sarà un'ulteriore tappa del dibattito politico e internazionale, diciamo, in particolar modo in Turchia. Per il resto ci sono state brevi comunicazioni, è stato un consiglio che dunque sfortunatamente finisce subito, per cui torniamo a Roma, ma un consiglio che sancisce il punto che avevamo detto sulla politica dell'immigrazione. L'approccio italiano è l'approccio giusto e da questo punto di vista siamo molto contenti. Parlando in qualche modo sempre di immigrazione, oggi anche la giornata in cui è stata presentata la legge di stabilità, in cui è stata consegnata a Bruxelles, lei è fiducioso che la clausola sull'immigrazione per questa eccezionalità si potrà ottenere? Francamente non so se questo tipo di clausola sarà accolta o meno dalla Commissione, e devo dire che noi abbiamo tenuto una posizione molto seria, molto rigorosa. In sostanza noi abbiamo fatto la legge di stabilità seguendo fedelmente i principi delle regole europee. È una cosa che non è scontata, perché in questo palazzo molti dei colleghi teorizzano l'importanza di seguire le regole salvo poi dimenticarsi di farlo. L'Italia invece anche in questo ha cambiato verso. L'Italia segue fedelmente le regole e anche quando ne contesta l'efficacia o la validità, tuttavia anche in quei casi siamo in condizioni di rispettarle. Quindi abbiamo rispettato la regola e le regole europee, abbiamo fatto tesoro delle clausole ottenute dall'Italia durante il semestre di presidenza nello scorso anno. Perché il 13 gennaio del 2015 la Commissione, al termine di questo semestre, ha ottenuto, devo dire, ha fatto una buonissima comunicazione sulla flessibilità. Per dare un numero, ci sono tra i 13 e i 14 miliardi di spazio in più che l'Italia ha quest'anno grazie a quel lavoro. Questo per rispondere a chi dice ma durante il semestre non avete fatto niente. Adesso si vede
che qualche risultato era arrivato. Poi c'è un'ulteriore ipotesi, noi non sappiamo se questa ipotesi verrà calcolata o meno, ma l'abbiamo messa con grande tranquillità, cioè non ci sono toni da risse o da sfide all'OK Corral, come qualcuno ha raccontato. Se la clausola per gli eventi eccezionali sarà confermata, noi i nostri 3 miliardi che spendiamo sull'immigrazione li vedremo, come dire, esclusi dal computo del patto, e quindi avremo la possibilità di uno spazio ulteriore. Se ciò non avverrà, abbiamo la legge di stabilità comunque pronta, perché quindi nel caso in cui questo tipo di riconoscimento sarà fatto, l'unico elemento sarà quello di anticipare da parte nostra altre misure già previste per il 2017. È una legge di stabilità straordinaria, è una legge di stabilità che per la prima volta dopo tanti anni non soltanto butta giù le tasse, ma anche dà alcune risposte. Il Jobs Act per i lavori autonomi, così io l'ho definito, per i lavoratori autonomi, l'intervento sui superammortamenti, gli investimenti che abbiamo fatto e che credo siano particolarmente significativi e importanti nel settore del sociale, della povertà, del dopo di noi, una legge che personalmente ritengo assolutamente fondamentale, i fondi sull'accoglienza non soltanto delle persone che vengono dall'esterno, ma di chi rimane solo, ai bordi, ai confini, nelle periferie del nostro paese. Insomma, ci sono le risorse per fare davvero un ottimo lavoro. Un anno fa di questi tempi eravamo un po' in difficoltà, il segno era meno, l'Italia stavolta è veramente col segno più, e un'Italia col segno più è un'Italia che a mio giudizio può essere anche più forte in Europa, più rispettata e soprattutto più in grado di rispettarsi e di essere orgogliosa di se stessa. Arrivederci, grazie, buonanotte. Ha avuto da dire con Tusk? Sono discussioni normali e comprensibili, come sempre. Io credo che le frasi che il presidente Tusk ha utilizzato nel suo intervento al Parlamento europeo non fossero le frasi più idonee, non tanto verso il governo italiano, ma verso il popolo italiano. Il popolo italiano in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario. L'ho detto oggi parlando di fronte alla Camera, in presenza del segretario generale Ban Ki-moon. Il popolo italiano è il popolo che quotidianamente ha salvato centinaia, anzi ormai direi migliaia, decine di migliaia di persone. È un popolo che ha lavorato con grande cura, con grande attenzione rispetto alle questioni di politica internazionale. Io credo che le parole che il presidente Tusk ha utilizzato, diciamo che gli sono scappate, non siano state molto rispettose degli sforzi del popolo italiano. Allora, quando qualcuno tocca, tra virgolette, gli italiani, il Presidente del Consiglio risponde e difende con orgoglio, con umiltà, ma anche con orgoglio, un popolo che sta dando lezioni di generosità e di civiltà a tanti.